Un altro acquisto della stagione 2017-18 della Vadenisi è Giuseppe Lombardo, ex capitano del Fiumedenisi, ha accettato questo progetto in prima categoria. Come ti sei trovato dopo questa prima settimana di lavoro? Ah, devo dire che intanto ritrovavo tanti vecchi amici, anche il mister Giacomo Parisi con l'esperienza Rocca Lumera, e mi sono subito ambientato perché sono tutti bravi ragazzi, un pugno di amici, quindi fino ad ora procediamo molto bene. Quindi tu hai accettato questo progetto di Vadenisi perché pensi nel progetto vincente, quindi tu sei arrivato qui con l'idea di vincere un campionato? Ah, più che altro con l'idea di vincere un campionato, di fare un campionato, un buon campionato di prima categoria. E conoscevo quindi la società, l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato, un'ottima annata davvero, quindi mi avevano proposto di giocare quest'anno con loro, e davvero infatti ho accettato subito perché ovviamente ne sono molto orgoglioso di ciò. E speriamo ovviamente di non deludere le aspettative, ma soprattutto di fare un ottimo campionato. Tu adesso sei insieme a dei compagni che fino a qualche anno fa eri da avversario, tipo Pistone, tipo Ivan Bruguglio, tipo Cristian Cutruneo. Adesso che sensazione provi di giocare insieme? Ci conoscevamo un po' con tutti, ovviamente da avversario è tutto molto diverso. Una volta che siamo compagni di squadra ovviamente le cose cambiano e quindi cercheremo di aiutarci in campo, ma già anche negli allenamenti mi sto trovando molto bene con loro. L'obiettivo di Giuseppe Lombardo a livello personale quale sarà? L'obiettivo è quello di fare un buon campionato, e sia per me ma soprattutto anche per la società, per la squadra e per i miei compagni di squadra. Il Vadenisi secondo te a livello percentuale punterà almeno di arrivare in finale playoff o di vincere il campionato? Ah, viste le aspettative non vorrei proprio sbilanciarmi su questo, però si spera diciamo almeno di arrivare in playoff. Poi strada facendo vedremo, il campionato è lungo, ancora bisogna anche iniziare, quindi bisogna conoscere anche le altre avversarie. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie, e credo il lupo sì.